Io ringrazio Giulietto Chiesa per il suo intervento. Mi permetto di aggiungere una brevissima considerazione sul fatto che lui abbia citato Galilei. Molti sanno che Galilei, per esempio, non credeva che le orbite dei pianeti fossero ellittiche, pensava che fossero circolari. E ci fu una famosa polemica con Chiesa su questo argomento, perché lui aveva questo concetto di natura perfetta, per cui Dio non poteva fare che le orbite circolari non ellittiche. Adesso la scienza ha un po' fatto un distacco tra quella che è la concezione metafisica e quella che è la concezione fisica. Però in questo distacco forse abbiamo perso quello che Giulio Chiesa poco fa ci ha ricordato, cioè la necessità di una prospettiva diversa, cioè di affrontare la natura non come un'useggetta, ma come qualcosa che dobbiamo lasciare alle generazioni future. Questo è il discorso importante, per cui per esempio anche studiare, approfondire, non è oggi la sede, quello che era il dibattito museologico ai tempi di Galilei, anche come si discuteva la scienza, sono argomenti assolutamente interessanti, perché altrimenti l'obiezione che ci si può fare, ci si dice vabbè, poi vi richiamate a Galilei, però poi nei fatti concretamente le vostre tesi non hanno questo, diciamo, questa valenza scientifica. Quindi io sono sicuro che oggi tra gli interventi di carattere scientifico qualcuno ci potrà dare anche una luce adeguata a poter rispondere a quali sono le forti motivazioni, diciamo, fisiche, scientifiche, per cui si possa parlare di fusione fredda. Io darei adesso la parola all'onorevole Scilipoti, che inviterei a sedere sul palco. Domenico Scilipoti è, diciamo, componente della 8ª Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, per cui di questi argomenti se ne è occupato anche dal punto di vista parlamentare. Prego, onorevole. Intanto grazie e buona giornata. Io chiedo scusa per il ritardo, ma questo mio ritardo è stato, io addirittura per essere presente stamattina ho preso l'aereo ieri dalla Sicilia per essere qua stamattina alle 9, ma c'è stato un incidente sulla muscolare, mi ha bloccato per circa 20 minuti. Detto questo, che non è che sia una grande giustificazione, ma è per dire ciò che è successo stamattina, entro immediatamente nella riflessione, nella chiacchierata che stamattina dovremmo fare su questo argomento che è importantissimo, ma che molti fanno finta di non vedere o di non sentire. E sono contentissimo di vedere e di aver visto che sono stati interventi prima dei miei, quei colleghi da Giulietto Chiesa da Zappalutti, che sono delle persone che hanno fatto delle battaglie, dei politici che hanno fatto e che fanno delle battaglie all'interesse della collettività, e addirittura hanno una visione leggermente diversa di quella che è la visione che in linea massima tutti hanno. E oggi qui abbiamo parlato e stiamo parlando di fusione freddo, ma stiamo parlando di un argomento che è di rottura con un paradigma reale, vero, quello che ormai è considerato da anni, quel paradigma cartesiano meccanicistico che tutti sostengono e tutti hanno nella propria testa come punto di riferimento, invece arriva qualcuno e parla di qualcosa di diverso. Ma non siete voi i primi come fisici a parlare di questo argomento. C'era un vostro collega, un certo signor Capra, che parlava di questi argomenti e affermava addirittura che il paradigma del mondo meccanicistico cartesiano, che era stato visto sino a quel momento, quando lui cominciò a scrivere il famoso libro La rete della vita e tantissimi altri libri, era arrivato il momento di cambiare la visione, di vedere una visione che era leggermente diversa e cominciare a capire che c'è un intreccio e una filosofia che va oltre quel sistema che veniva conosciuto e che viene conosciuto e che con forzatura molte volte dalla parte delle comunità scientifiche vogliono imporci a tutti con grande forza. Detto questo, perché è importante questo convegno stamattina? Perché a prescindere dalla posizione politica dei parlamentari che intervengono e sono intervenuti o che interverranno in futuro, è importante cominciare a dialogare su questo argomento, cioè dire fare un'analisi attenta trasversalmente sia da destra, da sinistra e dal centro, e cominciare a vedere quello che effettivamente c'è di buono, e nel caso in cui ci dovesse essere di buono qualcosa dovremmo sostenerlo a 360 gradi. Allora, oggi si apre una chiacchierata a livello parlamentare, con la presenza di parlamentari, ma anche un incontro fra fisici e esperti del settore che possono sviscerare positivamente e negativamente questo argomento per metterlo sul piatto e conseguenzialmente poi, se ci dovessero essere i presupposti, poterlo applicare. Io ho sentito la collega che
ha fatto una relazione dicendo che il sottosegretario aveva risposto quasi dicendo tutto e dicendo niente. Io vi posso dire invece che il ministro Giarda mi ha risposto alla mia interrogazione parlamentare e ha detto che è possibilista e guarda con grande interesse e con grande attenzione questo argomento e non lo vede con gli occhi di colui il quale vuole creare le condizioni per non portarlo avanti e per non far sì che questo argomento si affronti seriamente, ma lo guarda con gli occhi di un politico attento e che potrebbe essere il futuro effettivamente a 360 gradi di quello che potrebbe essere, di quello che dovrebbe essere la risoluzione della crisi energetica. Detto questo, coloro i quali sono qua dentro possiamo parlare un linguaggio tecnico, scientifico, ma per coloro i quali sono fuori da questa stanza, che molte volte quando si parla di fusione a freddo non capiscono qual è l'argomento e di che cosa stiamo parlando, possiamo tradurlo. Io per quanto riguarda lo traduco in termini politici, voi poi nel corso di questo dibattito con altri termini, con altre parole, fate una traduzione anche più semplice possibile per farla capire alla gente fuori in termini scientifici, ma io lo traduco sempre che un poco di nichel messo insieme all'idrogeno potrebbero dare una soluzione al problema energetico di questo mondo, cioè dire non soltanto del paese Italia ma del mondo intero. E quando dico un poco di nichel e un poco di idrogeno faccio sempre l'esempio che un pochissimo quantità di nichel del costo di qualche centesimo insieme a qualche molecola di atomo di idrogeno messo assieme possono sopperire molte volte, cioè dire 10, 20, 50, io non lo so se poi la differenza può essere di 10-20 centesimi in più o in meno, ma 50 centesimi o 60 centesimi potrebbero sostituire e la problematica, cioè dire o il valore, la contropartita in produzione di energia pari a qualche barile di petrolio, perciò la differenza è molto alta, cioè direi cominciamo a far capire alla gente che ci ascolta che l'investimento di denaro messo in questo progetto che è quello della fusione a freddo e continuare a investire invece nella produzione di energia attraverso il fossile dal punto di vista economico non ci conviene completamente, potrebbe convenirci, anzi sicuramente ci converrà di investire in questa nuova ricerca con delle conseguenze che sarebbero utilissime per il nostro pianeta. Detto questo faccio anche una riflessione, io sono un antinuclearista, ma sono antinuclearista perché? Perché avevo il problema delle scorie, non sapendo le scorie dove li andavamo a mettere e le scorie che cosa creavano, e siccome nella vita prima di fare il politico mi occupavo di ginecologia ma anche di oncologia clinica, la mia preoccupazione era sempre di tutelare il più possibile non solo l'ambiente ma l'essere umano, e per tutelare io mi ponevo delle domande per dire ma sto benedetto nucleare di seconda e dicono qualcuno di terza generazione così com'è e la produzione delle scorie dove li andiamo a mettere, là mi hanno spiegato molti dicendo li mettiamo all'interno dei sarcofagi, li mettiamo in una profondità di 1000 metri, però li dobbiamo controllare, poi a distanza ci potrebbero essere anche delle situazioni poco felici per quello che c'è tutto nell'arco della vicinanza di questi sarcofagi, ma anche domani poi non sapremo che cosa potrà succedere. Quando invece ho cominciato a leggere e a capire che qualcuno sosteneva all'interno di qualche libro e poi dalle chiacchierate che mi sono fatto con il professor Vassallo e con qualcun altro, che le scorie effettivamente con questa fusione a freddo sarebbero pochissimo, quasi niente, ma conseguenzialmente cioè anche se ci dovesse essere una minimissima percentuale di scorie, mi pare di aver capito che non ha nessun effetto collaterale e non c'è nessun tipo di rischio. Questo mi ha tranquillizzato un poco, cioè dire mi ha cominciato a far vedere e a far capire e a guardare con un occhio leggermente diverso di come avevo visto prima la questione del nucleare. A questo si aggiungeva anche quello che per me era importante, cioè dire questa nucleare che erano due meccanismi, uno dell'acqua più solida, dell'acqua calda, bollente, e l'altra che poteva essere due meccanismi due meccanismi che venivano utilizzati per questo nucleare e tutto passava per quello che era l'acqua e il raffreddamento di questa centrale, di questo meccanismo, di questa centrale nucleare, che poi la domanda che noi ci ponevamo era dove va a finire quest'acqua che fa un sistema di raffreddamento perché viene presa dal lago, dal fiume, poi automaticamente per una serie di circostanze una parte va, viene, si
evapora, ma un'altra parte poi viene rimessa all'interno del, di dove era stata presa. Allora quell'acqua che era stata a contatto con la centrale nucleare poteva essere inquinata con delle conseguenze drammatiche. Allora tutte queste riflessioni che io avevo cercato di dare delle risposte precedentemente, ne avevo trovate pochissime, invece sulla riflessione che mi è stata posta e sull'argomento della fusione a freddo, invece ho capito che tanti problemi che mi ero posto venivano invece superati con delle riflessioni e con un'analisi che mi veniva fatta dai colleghi, non dai colleghi, io sono medico, colleghi come dottori fisici, che veniva fatta per dire attenzione, ma tutto quello che stai pensando potrebbe essere messo in discussione. E allora qui ritorno anche a quello che aveva detto Capra, cioè dire io siccome non sono uno che tutto deve essere spiegato sotto il profilo cartesiano e meccanicistico, ma molte cose potrebbero essere spiegate con un meccanismo diverso che noi chiamiamo mondo dell'olismo o cammina parallelamente al mondo dell'olismo quella che è l'ecologia profonda, allora ho capito che questo paradigma, questi mattoni che componevano questa casa del mondo cartesiano sì, erano giusti e vanno bene per gran parte della riflessione, ma c'è anche un altro mondo che va visto e va interpretato per dire non sostituiamo in tonto tutto quello che noi conosciamo, ma integriamolo con quel mondo e conseguenzialmente una volta integrato con quel mondo possiamo tirare fuori il meglio, perché molte volte ciò che avviene non può essere dimostrato con il sistema classico che ci viene dettato, e questo vale non soltanto per il mondo della fisica ma vale anche per il mondo della medicina. Tant'è vero che noi nel mondo della medicina ci sono alcuni settori che vanno, settori dell'olismo, che vanno dall'agopuntura ad altri schemi e protocolli terapeutici che non potendo essere dimostrati molte volte si rinnegano, a priori si dicono non c'è la disponibilità per poterli discutere. Alcune domande mi sono fatto e a queste domande ho dato delle risposte che qualche volta mi hanno lasciato un po' perplesso. Ecco la motivazione anche perché nasce questo confronto stamattina. Perché nasce questo confronto stamattina? Perché alcune domande che io mi sono poste, delle risposte che sono state date, mi hanno lasciato un po' perplesso perché non le ho capite. Molto probabilmente non le ho capite perché non sono fisico, perché ho una mente che forse non è preparata a recepire determinati messaggi. Allora è importante stamattina parlare in modo chiaro, non soltanto con termini tecnici e per rivolgere questa riflessione ai giornalisti e ai colleghi vostri fisici, ma per far sì che possano capire anche coloro i quali sono non molto preparati in questo settore e cominciare a mandare un messaggio che non è soltanto il messaggio nel mondo scientifico, ma è un messaggio anche per il paese e per il popolo, per incominciare a dire qual è la validità di questa fusione a freddo e che cosa ci potrebbe portare. Io non lo so se quella riflessione che io faccio sia giusta o no, però io, Vassallo, ti chiederei cortesemente di intervenire su questo e di dirmi se effettivamente corrisponde a verità oppure a non verità, cioè dire quella che una manciata, cioè dire in termini economici qualche euro di nickel insieme a degli atomi di idrogeno messi assieme potrebbero dare lo stesso quantitativo di 3 o 4 barili di petrolio, perché se così dovesse essere, e se effettivamente quello che io sostengo così in modo popolare dovesse corrispondere alla realtà, cioè significa che siamo veramente all'alba di una nuova era e il terzo millennio è già arrivato con i vostri modi di pensare e di vedere, ma non soltanto con i vostri, anche con tanti altri, ma questo potrebbe essere per esempio la rivoluzione nel campo energetico. E allora ha ragione il collega Chiesa quando dice che Rio 20 ha dato ben poco. Io sono stato a Rio 20, ho trascorso qualche giornata, ma mi aspettavo che qualcuno intervenisse all'interno di questi padiglioni e portasse all'attenzione anche la problematica, perché io problematica che riguardava questo settore del campo energetico non li ho vista a Rio 20, a meno che non mi sia sfuggito e non abbiano parlato in giorni che io non ero presente, ma non ho visto nessuno di quelli che si sono riuniti di portare avanti qualcosa di veramente alternativo e di qualcosa veramente rivoluzionario.
rivoluzionario, perché rivoluzionario significa stravolgere alcuni concetti che si sono radicati negli anni, significa essere, non dico contro in opposizione, in contrasto completamente al pensiero, ma quasi in contrasto, cioè dire che il cambiamento è l'80% del nostro pensiero. Perciò questa grande rivoluzione io a Rio 20 non l'ho vista, come non la vedo nei discorsi che fanno illustri personaggi nel campo colleghi vostri nel campo della fisica, perché tutto quello che si dice sino ad oggi è cose che tutti conosciamo, che molte volte ci hanno lasciato la mano in bocca perché non hanno dato il risultato che noi speravamo. Allora, per concludere questa mia riflessione, questo argomento è un argomento rivoluzionario a 360 gradi, ma noi siamo qui perché siamo rivoluzionari, cioè noi vogliamo dare che cosa? Un contributo vero, reale, e un contributo vero e reale all'umanità, cambiando le regole del gioco, ma non nel senso cattivo, ma cambiando le regole del gioco per ripristinare le vere regole del gioco, che dovrebbero essere che cosa? La prima domanda che ognuno di noi si fa, cioè dire, la prima domanda qual è? Che cosa possiamo fare noi per aiutare il nostro popolo, che sia italiano, tedesco, inglese o spagnolo? Che cosa possiamo fare sia nel campo energetico, sia nel campo politico, sia nel campo economico? Perché sembra, per qualcuno sembra qualcosa di distaccato, no? Quando si parla di fusione a freddo, però di distaccato in che senso? Dice, ma c'entra con la questione economica che sta attraversando il nostro paese? Sicuramente c'entra, perché se noi dovessimo risolvere il problema energetico con la fusione a freddo, avremmo risolto anche gran parte del nostro problema economico dell'Italia e di tanti altri paesi del mondo. Quando noi parliamo di questo argomento, cioè non è che fini a se stesso. Ecco, io citavo Capra, perché Capra, che cosa diceva, era un fisico come voi, e sosteneva che tutto è interlegato, tutto è interconnesso, niente cammina da solo, ma tutto cammina integrandosi perfettamente per costruire qualcosa di diverso che dovremmo dare un cambiamento reale e concreto. Perciò io vi auguro un buon lavoro, spero di poter apprendere e sicuramente sono convinto che apprenderò di più di quello che io so e di quello che conosco sino ad oggi, e aspetto, prima di continuare questa chiacchierata, se effettivamente questa mia riflessione popolare può essere sponsorizzata e sostenuta nelle chiacchierate che giornalmente io faccio, perché se dovesse essere così non solo la continuerò a sostenere, ma la sosterrò con grande forza e con grinta, costi quello che costi, perché a conclusione dico, nessuno me ne voglia, ma io mi ricordo un poeta che sosteneva quello che sostengo io e che ho pagato, e qualche cicatrice ancora sulle spalle ce l'ho. Quando uno è convinto e quando crede in un'idea, non sostenerla e non portarla avanti, cioè significa due cose: o che l'idea non vale niente perché è un falso, o che lui non vale niente. Siccome io ritengo di valere come voi, che portare avanti questa idea siete dei valorosi sotto il profilo scientifico e sotto il profilo umano, e che la vostra idea sia vera, reale e forte, io credo che questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti, e dobbiamo ricordarci questo poeta di nome Ezra Pound, che ci ha dato questo insegnamento in momenti difficili della nostra storia, che non è la storia dell'Italia, ma la storia del mondo, ci ha dato questo insegnamento, e portarlo avanti. Io vi ringrazio e vi auguro per lo fatto.